Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale con il secondo video di oggi. E in questo secondo video vado a presentare un altro episodio di Tuning in GTA Online, visto che nel precedente episodio ho presentato un SUV che magari alcuni di voi piace, alcuni di voi no, e quindi ho voluto presentare una seconda auto del giorno che magari potrebbe piacere un po' di più. Allora, questa auto è una coupé, ragazzi, una coupé, una Sentinel XS coupé. Scusate, ma mi mangio le parole ogni tanto. Comunque, continuiamo. Allora, questa auto è, diciamo, è un'auto abbastanza bella da vedere. È un modello molto aggressivo, insomma, è un'auto molto aggressiva. Certo, non è, come si dice, il top della categoria, però comunque è un'auto molto buona. È un'auto ispirata alla BMW M3, e di quest'auto ce ne sono due modelli. Questa è la coupé, poi c'è la Sentinel, un altro tipo di Sentinel normale che andremo a trattare un'altra volta, magari se la troverò e se mi riuscirà, insomma, di trovarla, anche perché magari questa è un po' più comune, l'altra è un po' più difficile da trovare. Allora, passiamo alle caratteristiche tecniche di quest'auto. Quest'auto ha una velocità massima riportata dal sito di 142 km/h, ma fa molto di più, un motore a 6 marce, una massa di 1400 kg, non è in vendita, la potete trovare in giro per Los Santos tranquillamente, è meno rara dell'altra, diciamo. Ha una trazione posteriore. E che dire di quest'auto? Quest'auto è una buona auto, ha delle buone modifiche, diciamo, si può modificare abbastanza bene, come avete potuto vedere. Ha una buona tenuta di strada, abbastanza veloce come auto, chiaramente per la categoria coupé è buona. A me piace molto come auto, anche perché è divertente da guidare, è abbastanza guidabile, insomma, ha una buona accelerazione e tutto il resto, insomma. Allora, l'unico difetto che magari potreste riscontrare in questo tipo di auto è che comunque tende ad andare un po', come si dice, un po' fuori asse, nel senso, se ne va un po' di coda, un po' di culo, insomma. Però bene o male è come tutti i veicoli di GTA. Però comunque, ragazzi, quest'auto vi garantisce un buon divertimento, perché è un'auto abbastanza prestante, maneggevole e tutto il resto. Io vi consiglio di provarla se avete la possibilità, e così magari vi rendete conto voi stessi di com'è quest'auto. Se avete auto da suggerirmi, suggeritemele, io modificherò per voi. E ragazzi, per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video.